Vai, io questa la faccio con il base, ho deciso. Dammi il check! Ma l'hai fatto tu! Io non rifaccio una fase! È una fase! Cioè, dammi il check, va bene! Allora, dammi il check! Vai! No ragazzi, adesso questo è visto che la puntata non è ancora iniziata. Io ho fatto regia e montaggio di Ballando Segreto, che è dietro le quinte di Ballando con le Stelle, dove il lunedì io dovevo registrare delle persone sedute sul divano e poltrona che parlavano amabilmente. Quindi impostavo le telecamere con i settaggi giusti prima, ma alla certa si trattava solo di fare play e stop con due telecamere. Il momento del Chuck era diventato il mio momento di gloria, perché sì, c'è una noia mortale, almeno lì, aspetta tutti fermi, faccio allora, il Chuck! Così era. Allora facciamo così, siamo a un minuto, dammi sto Chuck e attacchiamo. Ed eccoci qua, in questa puntata di Artivismo, dove siamo tutti, dobbiamo essere però, abbiamo un'area un po' più mogia, riusciamo ad averla, perché si parla di carcere, quindi è una cosa, ecco, esatto. Questa è la tipica faccia del... Sono te, quanti anni gli hanno dato? 41 e bis. 41 e bis. Vai, allora, si parla di carcere. Perché parlare di carcere? Intanto partiamo da un argomento molto semplice e molto attuale. Nel 2019 una persona molto distinta, tale Marcello Viola, buon ranghetista, si trovava in regime di ergastolo ostativo. In teoria si trova tuttora. Il punto qual è? Che lui ha chiesto per due volte dei permessi premio e non glieli hanno dati. Non collabora. Capito? Quindi il clima cupo ci sta, perché questo povero dranghetista che ha commesso accreditati più di 5 omicidi, ha partecipato a delle faide e si capisce solo in comprensioni di vicinato, faide, tutta sta cosa. Insomma, si ritrova a non avere concessi permessi, premio, non collabora, e lui che cosa fa? Si rivolge alla Corte di Giustizia Europea. La Corte di Giustizia Europea lo ascolta e dice all'Italia: sto regime ergastolo ostativo non va, così calpesta la dignità dell'individuo. Allora, ergastolo ostativo è quel regime carcerario particolare per reati di mafia e terrorismo riservato a chi si macchia di questi reati e non collabora. E siccome non collabora e non vuole collaborare, l'unico modo per staccare il cordone ombelicale, come viene detto anche dagli esponenti dell'antimafia, con gli appartenenti a chi sta fuori, l'unico modo è il pentimento. Ma pentimento non per forza che lui si senta pentito, ma quantomeno che parli. Perché se parlo, ovviamente ha tradito, in questa maniera si può spezzare questo legame. Allora, l'ergastolo ostativo, che tra l'altro è insieme al 41 bis, attenzione, 41 bis è il regime di carcere duro, è stato introdotto dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, quindi dopo l'uccisione di Falcone e Borsellino nel 92. È proprio uno degli strumenti principali del contrasto alla lotta, in particolar modo in Italia, alla mafia. Ora, il dranghetista ha fatto sta cosa, la Corte di Giustizia Europea l'ha ascoltato, e noi ora ci ritroviamo ovviamente in una situazione molto dubbia. Il governo, l'attuale governo Meloni, non si è capito bene che posizione sta prendendo, ma d'altronde dico una cosa, quattro giorni dopo ne fanno un'altra, e non è certo dove andremo a finire al riguardo. Secondo me è importante parlarne proprio per questo motivo, perché collegandoci alla puntata precedente abbiamo parlato di Cospito, il discorso del nucleare. Cospito è al regime di 41 bis, o rischia, per questo chiedo scusa per l'ignoranza e per non essere aggiornato al riguardo. E tutti quanti sono, ovviamente tutti i movimenti anarchici, i simpatizzanti, quelli che sono a favore del rispetto, tutela della vita umana in carcere, di cui ora ne parliamo come si deve, stanno scagliando contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo, perché ci vuole l'abolizione, perché un regime carcerario ingiusto, persino l'Europa l'ha detto, sì, persino un dranghetista l'ha detto. Il punto è molto semplice, è importante parlarne secondo me, perché dobbiamo mettere in chiaro di che cosa stiamo parlando e perché è stato introdotto quel tipo di regime. Poi, visto che dobbiamo parlare dell'ingiustizia del sistema carcerario, della situazione appunto che c'è all'interno delle carceri, c'è bisogno di scagliarsi contro il caso ostativo del 41 bis? Da esperienza di chi è stato in carcere,
ho fatto regia in carcere, un anno, però. Non vale, cioè non c'è bisogno di andare in una situazione così estrema per capire che il carcere non è che va riformato, utopisticamente andrebbe smantellato, almeno a mio parere. Qual è la soluzione a smantellare la il carcere? Ma la soluzione, se siamo nel mondo utopistico, almeno sì, voglio volare con la fantasia. Vuoi volare? Sì, sì. Io creerei un regime di lavori forzati sulle opere pubbliche. Bravo, guarda, mi trovo assolutamente ma anche perché, comunque, non solo gli dai qualcosa da fare durante le ore della giornata, fai qualcosa di utile a tutta la società. Non solo quando, adesso il 41 bis è una cosa, però parliamo anche di pene minori che magari ti portano a 6 anni di reclusione, 10 anni. Quando esci da lì, comunque, devi rientrare dentro della società. Certo. Se hai lavorato, tra virgolette, come muratore, come falegname, eccetera, dopo comunque hai un curriculum. Per quanto riguarda il carcere, almeno risulta che 8 ore hai lavorato e hai fatto pure bene. Partiamo da un presupposto, visto che siamo nel mondo dell'utopia, no? Dell'utopia, vogliamo altro. Visto che ci ho lavorato in carcere, appunto, quindi ho avuto modo di tastare con mano l'ambiente per un po' di tempo. Allora, nel mondo dell'utopia, il carcere ti crea una nostalgia anche a correre. Cioè, immaginate di stare tutta la giornata in un posto sovraffollato, ma ora ci arriviamo a questa, perché questo qua è un'aggiunta alla tortura del carcere come istituzione. Casa mia nel 2020 durante il lockdown. Di più. Allora, casa tua. Tu devi immaginare. Iperbolizzando. Tu devi immaginare casa tua nel 2020, però con uno dei tuoi genitori o comunque chi ha un'autorità sopra di te che può entrare nella tua stanza quando gli pare a lui, in qualsiasi momento, così. Ma anche quando vai in bagno possono aprire la porta del bagno e controllare quello che stai facendo. Questo no, la chiave in bagno c'è. No, questo tu non hai diritto, l'abbiamo. No, tu la chiave a casa mia ce lo siamo guadagnato. In casa ce l'hai soltanto per l'esterno. C'è un momento esatto in cui puoi esporti, uscire in un posto dove non hai un tetto sopra la testa, soltanto c'è una fase di quel tempo, solitamente sono 3-4 ore al giorno, la famosa ora d'aria è quella. Che sono 3. Sì, in realtà non è più ora d'aria. Cioè, nel momento in cui hai la possibilità di non avere una cosa sulla testa. Posso disturbare la regia chiedendo il mio tabacco? Scusate. Mentre si chiede... Ah, ecco, tu ora stai chiedendo il tabacco. Tu sì, considera sì, che se fossi in carcere, non ah, è che no, puoi chiedere, ci sono una serie di prassi e controprassi per avere qualcosa che in realtà non sarà mai del tutto tua. Tu ne puoi gestire il possesso in quel momento, ma di fatto c'è l'autorità di sopra che controlla quello che hai, quello che non hai, e se lo puoi avere. Quindi, secondo me, andare a creare l'alienazione dell'individuo, non c'è bisogno che appunto lo dica io, quindi l'essere umano non ha più una personalità, anzi appunto non si corre, ci si muove in un certo modo, si va dal punto A al punto B in quella fascia oraria tutti insieme in secondo me porta a, cioè, di che rieducazione stiamo parlando? E allora anche lecito domandarsi a questo punto perché questo regime, cioè da dove ci è venuto in mente di rinchiudere degli esseri umani concentrati in uno stesso posto e pensare in questa maniera si possono rieducare. Chi esseri umani sono? Sono delinquenti e gente che non è delinquente. Perché al di là degli errori giudiziari, non voglio entrare nel merito, ma noi in Italia abbiamo 10.400 persone, e non sto scherzando, il dato è questo, che non hanno mai subito una condanna, ma sono rinchiuse in carcere preventivo. Voi immaginate, il tasso di recidiva, dati Istat, è al 70%. Quindi se vogliamo demolire il carcere, e penso siamo tutti pienamente d'accordo su questo, almeno come è fatto adesso, al di là dei mer servizi, la disfunzione, e al di là di questo, il fatto che diventino inevitabilmente delle roccaforti della mafia e della criminalità organizzata, io penso sia opportuno parlare sì del carcere contro il carcere, ma con un senso. Quindi non andare a scagliarci nella realtà odierna contro il 41 bis, l'ergastolo ostativo, e sono degli elementi della società attuale,
noi poco fa abbiamo parlato appunto lavori forzati, vabbè, perfetto, passano gli unicorni, siamo tutti contenti. Nella realtà dei fatti, nella società attuale, dobbiamo pensare delle soluzioni effettive adesso. Allora, in Italia abbiamo la mafia e non è soltanto. È stato catturato Matteo Messina Denaro due settimane fa. Catturato, si è come ha detto, 30 anni di latitanza e si scopre che stava sotto casa. Abbiamo un motivo effettivo per cui dobbiamo avere degli strumenti particolari per il contrasto al fenomeno mafioso. Ma se il calcio facciamo diventare la roccaforte mafiosa, che senso ha? Quindi, anziché andare a scagliarci contro quegli istituti di pena precisi, contro quei regimi particolari, scagliamoci contro il carcere in quanto istituzione, che parte da un'idea dei Tudor, quindi dell'Inghilterra, ai tempi, per andare a concentrare i vagabondi senza tetto e le donne disonorate. È già questo, appunto. Non so se il compare qua vuole dire qualcosa, perché stiamo parlando, però tu stai suonando. Sì. Io mi sono appropriato impunemente. Perché poi il problema del carcere, a parte che l'esperimento della Stanford Prison lo dimostra, come per natura, parlando di carcere, di carcerati e di carcerieri, quando si concentrano delle persone all'interno di uno spazio e gli si danno dei ruoli, a uno di carceriere e l'altro di carcerato, succede per un fattore di dinamica di gruppo che effettivamente i carcerati si soccombono ai carcerieri, che sentendo questa capacità di potere che hanno su delle persone inermi, cominciano a di fatto avere voglia di tenere l'ordine, il pugno di ferro, arrivando a fare anche delle cose atroci. Infatti questo esperimento è stato interrotto perché si era arrivati a dei livelli oltremodo veramente disgustosi. Qua parliamo proprio di darwinismo sociale allo stato puro, dimostrazione del fatto che la nostra natura effettivamente è crudele e meschina. Comunque, al di là di questo, anche il fattore, questo il compare lo sa molto bene, però nel carcere in genere o comandano i carcerati o comandano i secondini. Esatto, infatti a questo proposito abbiamo degli esempi. Prego, prego. Cioè, è chiaro ed è inevitabile, per il regime e l'istituzione del carcerario che abbiamo adesso va a finire sempre in determinati modi: o comandano i carcerati e quindi i secondini, quindi gli agenti di polizia penitenziaria, il cui tasso di suicidi è impressionante rispetto a qualsiasi altro lavoro, anche i lavori delle forze dell'ordine. Quindi pensiamo anche, allora, agenti di polizia penitenziaria. Ma Santa Capovetere! Aspetta che ora ci arriviamo. A proposito di questo. No, perché non bisogna sottovalutare qualsiasi aspetto in un discorso del genere. Allora, o comando dei carcerati, perché si creano dei regolamenti interni, personali, che gli agenti di polizia penitenziaria subiscono o a cui devono attenersi, paradossalmente. La subcultura carceraria. Esatto, e questo succede molto spesso nelle carceri con alta densità mafiosa, chiaramente. Oppure abbiamo, perché non è che tutti i mafiosi vanno a 41 bis, è chiaro. Anche io quando appunto lavoravo nel 41 esatto, bis, cioè, poi è chiaro che tutto il resto, certo, sta in carceri, sono nei comuni, è certo. Chiaro. No, perché anche questo non è scontato. E poi loro replicano la loro struttura sociale anche lì all'interno. Esattamente. Godendo anche di una situazione di privilegio, perché viene riconosciuto, diciamo, il retaggio delinquenziale, se lo possiamo definire così. Perfetto. Spero gli antropologi mi perdoneranno per questa. No, ma non soltanto questo. La conseguenza è anche che una volta impostate delle regole carcerarie, il regolamento all'interno, personale, tra detenuti, perché è impossibile ed è invivibile quello stato di condizione, quindi viene da sé, anche senza essere mafiosi, che dei rinchiusi in carcere, dei detenuti all'attuale sistema carcerario, si creano delle regole interne. Attenti, impazziscono. È inevitabile. Delle regole basate sul violare le regole istituite, perché non è possibile tollerarle tutte. E ora ci arriviamo alla discussione dell'assurdità. Gli agenti di polizia e penitenziaria, è inevitabile che si creino un loro regolamento personale, perché anche loro, pur tornando a casa la sera, anche loro sono condannate per tutto il tempo del lavoro e stanno in carcere per buona parte della loro vita, e devono avere a che fare con queste persone che si sono create incattivite, sono create un sistema loro. Quindi o si sottomettono al sistema dei detenuti, oppure loro creano le loro regole. Ogni tanto vanno in contrasto, avvengono fattacci di cronaca che conosciamo molto bene. A volte
il regolamento degli agenti di polizia penitenziaria prevale su quello dei detenuti, però non sono regolamenti legali previsti alla legge. Perché? E quindi di che altro abbiamo bisogno per dire che il carcere è una fucina di devianze? E da vengono così, privati. Ma da tutti, assolutamente sì. Sia dal lato delinquenziale che dal lato... Assolutamente sì, infatti questo discorso io sono più che sicuro e ne ho avuto anche modo confrontandomi personalmente, però peccato non ci sia un'esposizione particolare da quel lato. Moltissime delle forze dell'ordine e soprattutto di chi si occupa della polizia penitenziaria è completamente contrario al sistema carcerario odierno, perché se ne rendono conto anche loro. È un paradosso, cioè, è un paradosso forte, cioè, esatto. Anche perché poi per davvero ottenere quello che dovrebbe essere l'obiettivo costituzionalmente, legalmente del carcere, cioè che è la reintegrazione in società, bisognerebbe effettivamente dislocare una quantità di risorse che però, cioè, nel dislocamento di queste risorse c'è ovviamente una resistenza da parte delle persone, perché c'è questa posizione morale, questa stanza morale secondo cui dici: ma perché io devo spendere soldi per reinserire quelle persone che invece hanno fatto delinquenza? Questo ovviamente è l'aspetto che umanamente dovremmo cercare un po' più di recuperare, perché altrimenti poi creiamo queste isole atroci di persone che sì, hanno sbagliato, però poi scontano non soltanto che abbiamo l'istinto punitivo che dobbiamo punire per forza invece questo, di rieducare. E su questo Michel Foucault ci ha fatto, cioè comunque ha tenuto banco. Io credo che per chiudere questo episodio, diciamo che la citazione del film blu, quello con Johnny Depp, possa riassumere la situazione del carcere. Non soltanto quello. Sono entrato in carcere con un diploma in marijuana, ne sono uscito con una laurea in cocaina. Questo per far capire come le persone all'interno del carcere si passino informazioni e diventa una vera e propria roccaforte. E per una scuola. Una laurea, a quanto pare. E per chiudere, così come siamo partiti sull'assurdo, chiudiamo con l'assurdo. Vorrei chiudere con una sentenza 264-74 della Corte di Cassazione, mostrana, perché giustamente dice: ma se è rieducazione, uno è condannato all'ergastolo, come fa a rieducarsi? Abbiamo visto che non c'è rieducazione, comunque. E la Corte di Cassazione ai tempi si è espressa sostenendo che ma l'ergastolano può lavorare, e il lavoro è gloria umana. Il lavoro rende liberi, diceva qualcuno, no? Esatto. Cazzo, quindi, no, con tutto i righi che abbiamo toccato. Esatto. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. E allora, sì. Un saluto a tutti gli amici, gli ospiti dello Stato che si trova... No, sto scherzando. Allora, chiudiamo con attivismo con questa puntata. E ci vediamo alla prossima. E niente, parliamo, noi continuiamo a parlare. Intanto siamo tutti d'accordo, quindi abbasso il carcere. Esatto. Attivismo. Torniamo a fare politica.